Circa 280.000 uova risultate contaminate da tracce dell'insetticida Fipronil sono state individuate in un allevamento avicolo umbro subito sottoposto a sequestro amministrativo cautelativo di carattere sanitario. Lo ha reso noto l'assessore regionale alla salute Luca Barberini, sottolineando che non c'è alcun pericolo per la salute dei cittadini. Lo stesso assessore ha annunciato che è immediatamente scattato il sistema di allerta finalizzato al recupero di eventuali prodotti già messi in commercio, facilmente rintracciabili in base al lotto di produzione per evitare eventuali consumi a rischio. È opportuno chiarire, ha sottolineato Barberini, che per l'uomo il livello di tossicità del Fipronil è sopra lo 0,72, mentre quello rilevato nelle uova sequestrate è di 0,047, quindi di gran lunga inferiore. Sequestrati anche tutti gli animali considerati a rischio, le uova verranno avviate alla termodistruzione.